a ciascuno il proprio mestiere. Oggi sulla stampa è apparso così una sorta quasi di censura che il prefetto di Messina avrebbe formulato nei confronti dell'ordinanza del sindaco De Luca. Ovviamente parrebbe. Io comunque ho risposto in termini chiari come sono abituato a fare. Dico intanto ciascuno si fa il proprio mestiere, una. E lo dico in generale questo. Dopodiché, anche in relazione a quelle che sono le ordinanze del sindaco De Luca, voglio ricordare a me stesso e anche qui agli untori o fautori della gerarchia delle fonti, che sono spiritosissimi, anche qui alla gerarchia dei leoni da tastiera, alla gerarchia delle stronzate, che ancora nessuno ha impugnato l'ordinanza, una sola ordinanza del sindaco De Luca. Tutte le ordinanze le hanno fatte, vedo una decina, forse di più. Oh, che ci fosse un leone da tastiera che ha messo soldi in tasca per impugnare l'ordinanza al TAR. Allora questo lo voglio ricordare perché, e vale ovviamente per il prefetto e per tutte le istituzioni, dire ex post che le ordinanze del sindaco De Luca sono carta igienica, no, non funziona, perché guardate, ogni libero cittadino può impugnare l'ordinanza e tutte le autorità competenti possono impugnare l'ordinanza. E allora le ordinanze del sindaco De Luca sono state fatte in vigore, nessuno le ha impugnate e continuano a rimanere in vigore. Non ci risulta che qualcuno abbia fatto ricorso al TAR. Questo lo dico anche a qualche sciacallo, sempre uno di quegli sciacalli che ci suggeriva di copiare le delibere del comune di Catania, che lì oggi sono usciti tipo i bavalaci, no? Gli sciacalli, sempre 3-4, che quando si tratta di attaccare il sindaco De Luca perché ci sarebbe qualche autorità che mette in discussione la correttezza dell'operato del sindaco De Luca, escono subito con il solito prototipo, no? Attaccate il sindaco De Luca. Bene, sciacalli, ma perché non prendete i soldi delle vostre indennità e impugnate un'ordinanza del sindaco De Luca? Un'ordinanza. Ma perché non li impugnate? Almeno usate in modo intelligente i soldi che vi dà la comunità, invece di fare show inutile. Ecco, allora dico, ma siccome ovviamente significa spendere qualche migliaio di euro e poi non sapete come campare per quel mese, comprendo pure che è meglio fare un po' di show, no? Ma le ordinanze rimangono sempre lì. E allora, finora, ribadisco, nessuno ha impugnato le ordinanze del sindaco De Luca. E devo dire con grande correttezza l'articolo oggi che ho letto, dico anche sulla Gazzetta del Sud, si è concluso con queste due righe che mi sono bastate. Le ordinanze non le ha impugnate nessuno, sono lì. A differenza dell'unica ordinanza per la quale è successo un caso di Stato, perché si è riunito due volte il Consiglio dei Ministri, hanno dovuto scomodare il Consiglio di Stato, hanno dovuto scomodare il Presidente della Repubblica per annullare l'ordinanza del sindaco De Luca. E vi dico una cosa, ma ancora non voglio parlare troppo, comunque il caso non è chiuso lì. No. Tutto qui, ti informeremo nelle prossime puntate, come si suol dire, dell'evoluzione anche di questo caso. Quindi ribadisco, prego. Se sei seria su questa domanda che ti hanno fatto per i fidanzati, perché è diventato ragazzi, mettetemi in difficoltà, già mi vogliono decapitare, già mi vogliono sospendere, già mi vorrebbero fare decadere da sindaco perché devono confezionare con queste ripetute violazioni di legge che io avrei commesso. E quindi a conclusione dico che me ne faccio, se ho abusato a fronte dell'omissione di chi doveva agire, guardate, me la prendo questa responsabilità, ma quantomeno ho agito per sopperire a un'omissione e probabilmente ho anche evitato la diffusione maggiore del coronavirus o anche morti. Quindi meglio eventualmente un processo per abuso che non un processo per omicidio colposo, perché poi il sindaco è sempre la massima autorità locale e quindi è quello che comunque viene preso per primo. Chi è che sta nei palazzi blasonati, nei palazzi dorati, che ritiene di dover dare ordini? Lì obiettivamente basta che tutto quadra con il combinato disposto dell'articolo vattene a pesca e sono a posto. Il resto non fa niente quello che succede fuori da palazzi dorati.